Prigioner Arc, se preferite, e benvenuti su Dragon Zero Combattle versione sia Jump che Global, con un video che doveva uscire 3 settimane fa, ma a causa cose da fare, il fatto che non ho praticamente fatto vacanze e altro mi hanno portato a far uscire oggi. Prima parte i due video, cercherò di farli uscire oggi entrambi. Questo purtroppo, e mi fa davvero male dirlo, è quello corto, ovvero il top 3 miglioramenti o comunque cose positive del 2020 di Dokkan. Mi dispiace dirlo, ma il 2020 non è stato un anno felice per Dokkan, almeno per quanto mi riguarda. Vi ricordo che questi video comunque sono dei pareri personali, siete su quasi tutto. Alcune cose, le parti negative sono oggettivamente così, però su un buon 80% potete essere in disaccordo, ed è giusto anche, perché sono cose personali. Su cosa è stato positivo in Dokkan in questo 2020? E purtroppo non ci sono tante cose. Siamo ormai al sesto anno, a fine mese avremo il sesto anniversario Jump. Un mobage di 6 anni è un mobage che ha fatto la storia di questo medium, dato che 6 anni fa praticamente iniziavano a nascere, ci sono pochi mobage che superano i 6 anni e pochi mobage che arrivano anche all'anno. Questo è stato un anno in cui sono chiusi tantissimi, tra cui anche alcuni con i controcazzi, perché ha chiuso un mobage di Naruto, che vabbè, ha fatto scelte discutibili, però capite che arrivare ai 6 anni è tanto. Il problema è che più si va avanti, più escono nuovi mobage che arrivano a limiti assurdi. Guardate Genshin Impact, un mobage che non è un mobage se non per pochissime cose, ma è praticamente a livello di giochi AAA per moltissime caratteristiche. Dokkan questi 6 anni li ha passati, li si sente, e nel video dei worst, delle cose che non mi sono andate giù in questo 2020, lo vedremo. Ma parliamo in questo istante di quello che invece è andato di sicuro a migliorare, o comunque è stato davvero positivo. E la prima cosa di cui mi va di parlare sono i free to play, o meglio i personaggi free to play. In questo 2020 finalmente ho visto la stragrande maggioranza dei PG free to play uscire, essere PG free to play decenti. Ora, spieghiamoci, per me un PG free to play decente non è un PG free to play che giochi staple, che prende il posto di PG pullabile o altro, e chiedere tanto, soprattutto in un gioco come Dokkan, in cui davvero i team te li vai a fare o damage wise o devono avere difese assurde. Molti free to play, soprattutto le non LR, non arrivano a questi valori. Quello che invece mi è piaciuto è che hanno introdotto tanti free to play che magari non sono ottimali per le ROAD, ecco, ma per le ROAD non li giochi, ma anche in history li puoi giocare se giochi bene con oggetti, altro, ti aiutano tanto in team non completi, ma davvero tanto. Che siano essi le LR free to play dell'anno, che abbiamo avuto i primi ESA di queste, benché Black sia ancora oggi una schifezza ed Hercule sia stato il più grande errore mai fatto da un dipendente di un gioco come ESA, dato il suo costo assurdo. D'altra parte però abbiamo avuto il Babidi e Darbura, Babidi e Bu, che sto finalmente iniziando a provare dopo quasi un mese di farming intensivo per ottenerlo. L'ESA di Goku Super Saiyan, l'ESA di Freezer, vari ESA essi collegati, ragazzi. L'ESA di Slug Free to Play è un signore ESA. Cioè non è un esuccio, l'ESA di Goku Kaioken AGL è un ottimo ESA. L'ESA di Freezer Int, ecco, Freezer Int è un PG che in ROAD lo puoi giocare, nella ROAD Most Malevolent probabilmente lo giocherò perché è un grandissimo PG. Abbiamo ottenuto dei PG che finalmente non sono quelli da collezione, porti a full ability per collezione così. No, porti a full ability perché uno, alcuni sei costretto per ESA area dell'LR. E vabbè, quelli stendiamo un attimo la cosa, perché Krillin a full ability, vabbè, orb buttate nel cesso totali, ma va bene anche là. Però altri davvero li porteresti comunque e li utilizzeresti divertendoti. Quindi di sicuro fattore positivo dell'anno i free to play, totalmente, totalmente. Secondo, e in realtà per il già ultimo, e sì, mi dispiace, io ho anche chiesto, ragazzi, ho anche chiesto ad alcune persone cosa hanno visto di positivo in questo 2020, ma non abbiamo visto molto. Sono le animazioni. Le animazioni quest'anno sono arrivate a livelli anime. Cioè
abbiamo dei PG che ci hanno fatto delle special sopra che a volte sono meglio dell'anime. E che sono ma sono tutti, c'è Tarless, tutte le LR, tutte le 18 chiedi LR, il modo in cui hanno finalmente migliorato le 12 chiedi, alcune che sono ormai stato quest'anno che le hanno migliorate, tipo quella di Mageta o quella di Gohan LR. Mageta di sicuro, Gohan Int non ricordo se è stato quest'anno, nel 2019. Sono stati miglioramenti davvero ottimali. Abbiamo avuto alcune animazioni fantastiche. C'è l'active di Gogeta, Golden Angel, Freezer Angel Evo, e ha tutte animazioni fantastiche. Fantastiche. Cioè davvero si anda avanti a un gioco che è quello che ti fa venire voglia di pullare ormai. Perché il PG barato non sta più uscendo. Ecco, un PG tanto forti, ma rimangono fuori 2 o 3 mesi, poi vince un PG migliore. Non c'è più l'epoca di Vegeta GL e Gogeta STR, come si suol dire. E cavolo, io se un PG non sono sicuro di pullarlo o no, un po' l'animazione ci guardo se sono lì lì per dire, bah, potrei, ma non so. Perché comunque se è un PG che giocherò molto, me la dovrò vedere 1000 volte. E se è decente, almeno mi rompo meno le scatole. Questo è una cosa che Dokkan ha migliorato tantissimo dall'inizio, speriamo continui così con un sesto anniversario con Goku Ultra Instinct, non so se sarà omen o completo, che sia davvero figo come animazione. C'è però un aggiornamento in Dokkan che c'è stato quest'anno, un qualcosa che a mio avviso davvero risolleva l'anno. Un aggiornamento in particolare che ha cambiato in parte il gioco, che non è abbastanza a mio avviso per rendere il 2020 un anno positivo totalmente per Dokkan, a mio modesto parere, ma che rende comunque un anno da ricordare, ovvero il link system, la modifica dei link, il fatto che ora i link siano stati tutti in buona parte rinnovati, hanno il sistema di livellaggio e altro. In primis non rende più le rane in cui magari non si droppa nulla tempo buttato, perché anche solo quel level up a un PG di un Link è una ricompensa, che è positivissimo. Ci sono tanti eventi in cui quando non droppi la cosa che ti serve non ti è servito a nulla. A nulla, né per missioni né per nulla. Adesso ogni cosa che fai un minimo ritorno lo avrà sempre. Ma soprattutto alcuni PG sono stati completamente rivalutati perché raggiungono nuovi valori o possono raggiungere nuovi valori, arrivando a essere quantomeno decenti. Piccolo aggiornamento che colpisce tante cose, ottimo, ottimo davvero, di sicuro la cosa migliore di questo 2020. E ragazzi, tecnicamente sono le uniche due cose per me davvero positive. Non abbiamo avuto l'uscita, a mio avviso, di PG che mi viene da dire cavolo è uscito quel PG, perché benché siano usciti tanti PG forti, l'LR, KK e altro, allo stesso tempo sono come l'anno scorso, unità che sono forti, ok, hanno limitazioni, ma niente di che. Gogeta IV, anche che viene osannato come Dio sceso in terra, io ce l'ho, ma utilizzo più altri PG di lui, in qualsiasi modalità. Golden Angel, seppur lo ama la follia, anche lui, bello tutto quello che volete, ma non c'è un PG che mi viene da dire cavolo è uscito lui. Non c'è una modalità uscita bene quest'anno, non ce n'è una, ma neanche a pagarla. Non c'è un miglioramento a qualsiasi cosa che viene da mettere. Come bonus, terza posizione, se volete, una cosa only global, le scontistiche avvenute quest'anno nel global per alcune batch. La batch di Kefla, se non erro, e anche quella di Beerus, o era quella di Beerus e non quella di Kefla, potrei sbagliarmi, che ha avuto delle ottime summon con PG Banner assicurato, quello ottimo. I sconti che ci sono stati per chi shoppava, il fatto che è stato messo un abbonamento, queste comunque, anche se non sono per i free to play come cose, nelle batch, sono delle cose che bisogna solo dire chapeau al global e che il Jap non so perché si ostina a non fare. Seppur l'anno scorso il Pillar of Trove fosse nei worst, quest'anno, sempre lasciando che ha delle offerte del cazzo, ma proprio brutte,
con l'anima. Proprio quando c'è una cosa brutta che ti schifi, ce l'ha ancora perché non si salva. Ciononostante, anche delle offerte molto belle. Ha anche iniziato ad avere questi abbonamenti che sono 100 stone a 5 euro se, non, se fai per un mese, alcuni ticket a poco, altro che per un Dolphin o anche per uno che shoppa pochissimo, sono offerte che a fine anno si sentono. Da quando che quest'anno tra Global e Jump ci sono state 100 stone di differenza, il Global se le riprende tutte tramite queste mini shoppatine. Un po' come con Seven Deadly Sin, ragazzi. Cioè, io ora non ci sto più shoppando su Seven Deadly Sin. Ma quando prendevi due pack, prendevo quanto? Una quarantina di euro al mese, 50 circa, e avevo tutte le gemme che volevo. Infatti a oggi penso mi manchino solo i PG Limited su cui non ho pullato. Quindi i PG, la Halloween, alcuni, Natale, eccetera. Tutti gli altri PG in un modo o nell'altro li ho. E io so già che appena arriverà Day One, io avrò già le gemme per pullare Day One. Cioè non avrò quel problema, anche perché ho ancora dei pack di tipo usciti all'inizio gioco che non ho preso, non ho ancora farmato tutto quanto. E quindi sarà sempre così, finché non avrò proprio quelle due batch di fili in cui sfigo alla Madonna e dovrò spendere 2000 gemme, finché non mi metterò là a voler portare subito a special, io l'avrò. E stessa cosa in Dokkan, seppur non ci sono PG garantiti se non nello step up o altro, ragazzi, c'è da dire che quelle offerte sono ottime. E purtroppo sono finito così. Nel senso, non ho altre cose da dire come cose che mi sono molto piaciute uscite in questo 2020. E mi dispiace davvero, ma questo 2020 sarà stato anche magari per il Covid che ha bloccato alcune cose che volevano mettere. Non ha avuto molto. Potrei parlare magari del sistema degli equip che tramite la chain permette davvero di divertirsi, ma purtroppo la chain è un worst talmente grande che dato che ci devi passare attraverso per il sistema degli equip, per me non va messo nei top. È nella via media il sistema degli equip, anche perché è inutile come sistema. Cioè potenzi un qualcosa che non serve potenziare perché tanto anche le ruote le fai comunque anche senza equip. Quindi mi dispiace davvero, io vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo più tardi con il video dei worst. Sarà a sparare sulla Croce Rossa, ragazzi. Alcuni di voi intanto mi chiedono, ma perché se non ti piace il gioco ci giochi? Perché voglio di giocarci. E non è che se uno gioca un gioco e quello fa cagare, non deve spararci merda sopra. Alla prossima e provate a indovinare voi i worst che metterò.